Nel frattempo vi volevo rassicurare che domani a mezzogiorno faremo un quarto d'ora di pausa perché mi rendo conto che così è veramente molto faticoso. C'è già Lidia Ravera pronta, che anzi chiedo di palesarsi con l'immagine. Adesso che siamo soli, vi dico che per me è la guest star del workshop, è l'intervento a cui tengo di più per un fatto di consonanza. Esistenziale e vorrei presentarvi anche lei. Di nuovo vi chiedo di, per quanto vi è Mi possibile, sento e la vedono. rimanere muta Questo è un quello che attimo vedono lei. il microfono. Ciao Lidia, benvenuta. Ciao cara, buongiorno. Tenervi il video perché appunto è più semplice, un pochino l'interlocutore che vi parla ad avere davanti non dei robot ma delle persone, però Lidia d'altra parte sarà sicuramente paziente, si alzerete, preparerete, eccetera, eccetera, perché loro poverini sono collegati instancabilmente dalle 9 e devono tenere fino alle 2. Allora, Lidia Ravera, sapete chi è, ma io ci tengo a riraccontarvelo anche per un fatto di piacere. Lei no, purtroppo ha una zavorra sulle spalle che è L'exploit di Porci con le ali, che è questo libro che scrisse giovanissima, ma anche diciamo, da quel libro al 33° romanzo appena uscito e che abbiamo presentato anche su Rewriters Avanti Parla, appunto nel mezzo lei ha scritto 33 romanzi di cui tre prima di compiere 28 anni. È una delle poche fortunate scrittrici italiane che vivono tranquillamente del loro lavoro. È una maestra, maestra, un maestro, una maestressa, non so più, un maestro, maestru, perché lo schwa si legge U. Ha pubblicato altri 27 romanzi dopo i primi tre, ha adottato una figlia nei decenni successivi ai 28 anni. Adesso è tre volte nonna, se non sbaglio, o due volte nonna. Due, c'ho pure un Due figlio volte. Esatto. prodotto di persona. Esatto. E il fatto è che lei dice di se stessa, diciamo, meno tempo hai davanti e più senti il morso della fretta. La fretta è un'ottima consigliera, ti aiuta a selezionare il superfluo, l'inutile, il fronzolo, il così così, il falso, il compiaciuto, eccetera. Io vivo, dice Lidia Ravera, sotto la protezione di una fretta che mi fa correre anche fisicamente, perché lei è una runner, e scegliere. Non so perché ho scelto di accollarmi questo blog, perché lei ha appunto questo blog su Rewriter, sull'Ageless, che inaugura adesso a fine giugno, e per i fanatici delle biografie dice, ha scritto anche per il teatro, il cinema e la televisione, 11 canzoni, un libretto d'opera e ovviamente alcuni milioni di articoli per il giornale. E per chi ha buona memoria, ha scritto anche qualche legge nei 5 anni in cui è stata assessore alla cultura e alle politiche giovanili della Regione Lazio. Insomma, avete davanti, a mio avviso, un mito, un interlocutore e un'interlocutrice mitica della cultura italiana. Spero prima di tutto che vi ispiri. E ti lascio la parola, io sono qui e ascolto e imparo insieme a loro. Benvenuta. Grazie. Beh, dopo questa presentazione, dovrei dirvi delle cose fondamentali. Il problema è che non so, non vi vedo. Non siamo insieme nello stesso spazio, siamo in uno spazio virtuale. Ma tu a me mi vedi? Ah, che non li vedi Adesso ti vedo. fisicamente, scusami. Adesso ti vedo, però fisicamente non vedevo me stessa se non nel quadratino. Vorrei passare dal quadratino al quadratone, ma pare difficile. Scusate, ma io sono al Festival Gita al Faro, appunto, a proposito di scrittura, e quindi mi sono abbarbicata alla gentilissima biblioteca locale, perché l'isola è quasi tutta senza collegamento. Mi sentite? Sì, ti Ok. sentiamo e ti vediamo tranquillamente. Compari Ah, come ok. sono comparsi tutti gli altri docenti, quindi diciamo, sta funzionando tutto. Adesso se fai così, vediamo invece, non ti vediamo più, vediamo una poltrona vuota, un portaocchiali.
E oddio, che ho fatto? Che ho toccato di sbagliato? Se sei al telefono, credo che tu abbia invertito la telecamera. Ho invertito la telecamera. Non credevo di avere queste abilità soprannaturali. Sei al telefono? Sei col telefono? No, sono con l'iPad. Ok, adesso ti vediamo. Perfetto. Scusa, perché no? Questa resta piccolina lì? C'ho un assistente meraviglioso. Gli ho detto, fa conto di aiutare tua zia. E lui è diventato, eccolo, il nipote che tutte vorremmo. Allora, che vi posso dire? Io ho insegnato tanto, insegnato è la parola sbagliata. Io ho fatto l'artigiano anziano in tante botteghe per gente che voleva fare questo tipo di vasi. Romanzi, racconti, poesie, sceneggiature, slogan pubblicitari, insomma gente che a vario titolo voleva imparare a usare la scrittura. È curioso, ma la gente ha un rapporto fideistico con le scuole di scrittura. C'è chi dice io ci credo, c'è chi dice io non ci credo, c'è chi si indigna, c'è chi dice che formano soltanto dei cloni dello scrittore o della scrittrice docente. Chi dice che o hai talento o non ce l'hai, se non ce l'hai fottiti. Chi dice che servono solo a diventare dei bravi lettori, e già sarebbe una buona cosa. C'è chi dice che sono il modo degli scrittori per, o anche che hanno scritto mezzo libro in tutta la loro vita per sfangare la mesata. Insomma, le scuole di scrittura godono di una pessima stampa e vengono considerate superflue o addirittura dannose. Io invece no, io penso che nessuno se n'è accorto, ma è partita da alcuni anni la scrittura di massa. Tutti scriviamo, anche se non intendiamo fare romanzieri né adesso né mai, scriviamo blog, scriviamo chat, scriviamo tweet, scriviamo tutto il giorno, siamo sempre lì che messaggiamo, e quello che cos'è? È scrivere. Scriviamo credendo di parlare. Pensiamo che quella sia una parola orale e che, come le parole orali, sia effimera. Invece resta. E usarla bene fa un'enorme differenza rispetto all'usarla mediamente, così così. Diventa una modalità di comunicazione, uno strumento di seduzione e anche un passaggio obbligato per un'eventuale professione. Quindi io mi sono sempre dedicata a mostrare come si costruiscono romanzi, racconti, sceneggiature in una bottega artigiana rinascimentale in cui io sto lì e mostro i miei vasi e insegno come si fa. E davanti ci sono dei vasai, cioè degli artigiani. E ha sempre funzionato. Una scuola di scrittura di parecchio tempo fa si apriva, avevo davanti un folto pubblico di persone giovani, si apriva in un modo che lì per lì sembrava stravagante, ma che poi invece si è rivelato utile. E io ve lo ripropongo così com'è. Certo, per me la relazione è importantissima, quindi fatico un po' a guardare la mia faccia invece che le vostre. Però vi racconterò lo stesso questo inizio di scuola di scrittura. Il vostro è un seminario, chissà se ci rivedremo, ci risentiremo mai più, che però contiene alcune cose utili. Le cose utili sono sempre un po' banali. Sono 10 suggerimenti sentimentali. Il primo, 10 suggerimenti sentimentali che io propongo a chi si vuole avvicinare alla scrittura creativa. Punto 1, non farti domande inutili prima di cominciare a scrivere. Le domande inutili quali sono? Perché scrivo? Per chi scrivo? Ha senso scrivere? Sono uno scrittore? Sono una scrittrice? Scrive chi non può farne a meno. Si scrive per una improrogabile necessità interiore, non per scelta. La risposta più corretta alla domanda perché scrivo, se proprio uno vuole porsela, è perché mi va.
Ma vale la pena arrovellarsi su una domanda quando la risposta è così banale? Non facciamocela. Scriviamo senza chiederci perché. Per chi scrivo? Altra domanda inutile. Per rispondere a questa domanda altrettanto balorda, vorrei citare uno scrittore americano non molto noto in Italia, diciamo uno scrittore, non un genio, ma insomma un bravo artigiano, nato all'inizio del secolo scorso, si chiamava William Saroyan, ha risposto argutamente: ho incominciato a scrivere per migliorare me stesso, ho continuato per migliorare chiunque, lo sconosciuto lettore e il resto del mondo, cioè si scrive innanzitutto per se stessi, vedi alla voce improrogabile necessità interiore, poi per chiunque. Sono i giornalisti specializzati, pubblicitari e altri professionisti del messaggio promozionale ad aver bisogno di identificare il lettore. Gli scrittori no. Gli scrittori sono quelli che non si chiedono mai ha senso scrivere. Lo fanno e basta. Con una risposta sola, come vedi, abbiamo eliminato due domande inutili. Se ha senso scrivere, se sono davvero uno scrittore. Se proprio vogliamo parlarne, io penso che sì. Ha senso scrivere. Ha senso come ha senso ogni attività atta a migliorare la condizione psichica e umorale di chi è destinato a vivere su questa terra, per il mai abbastanza lungo lasso di tempo che gli è concesso. Il mio è breve. Oggetto finito in un mondo infinito. Scrivere è un potente antidoto alla crescente sensazione che nulla abbia senso. Ma forse l'ho preso proprio perché sono una scrittrice. Quindi, come vedi, il gatto si mangia la coda. E ovviamente non è colpa del gatto, ma neanche della coda. Secondo suggerimento. Cerca di ottenere la giusta disposizione d'animo. La spesso citata e mai del tutto compresa leggerezza. Prima di iniziare a scrivere occorre azzerare l'ansia narcisistica. Ti devi ripetere come un mantra: non sarà un'opera immortale. Non mi renderà immortale, non convincerà nel giro di poche ore il mondo intero del mio valore. Questo è il mantra, fanne l'uso che vuoi. Leggerezza è sorridere mentre guardi. Il sorriso è un potente alleato dello sguardo. Il sorriso alleggerisce l'io e potenzia l'attenzione. E passiamo al punto numero 3. Cerca di ottenere, oltre alla giusta disposizione d'animo, anche la giusta disposizione del corpo. Una stanza chiusa, silenzio, intimità. La stanza può essere una panchina, un caffè, l'angolo di un tavolo. Ciascuno ha la sua stanza ideale o la sua idea di stanza. Ciò che la rende stanza, adattabile all'esercizio della scrittura, è l'intimità con se stessi. Io ce la faccio anche in una camera d'albergo, ma ho bisogno di una porta chiusa e di qualcosa di bello. Se non posso guardare un panorama, un albero, un giardino, mi proteggo con una parete sonora, musica. Anche il silenzio è come musica. Non scrivo quasi mai senza musica, ma ciascuno ha i suoi trucchi per raggiungere la temperatura emotiva minima necessaria a far sgorgare le parole, a lasciarle emergere, a lasciarle salire alla superficie. Bisogna non avere fretta. Prendo delle pause perché sto facendo dei tagli, non voglio farvela troppo lunga. Ecco l'intimità di cui hai bisogno quando cominci a scrivere, come fare copia con te stesso. Sarà un viaggio, una piccola ricognizione nei territori dell'inconscio, ma anche un dialogo, un corteggiamento, una conversazione sontuosa ma silenziosa tra le varie parti di te. Quindi ti devi sintonizzare interiormente. Quarto suggerimento è: dedicati un tempo di solitudine. Questa è la condizione necessaria per trovare l'intimità con te stesso, per consentire che le cose parlino, che il territorio apparentemente mediocre della vita quotidiana si animi, si illumini, si gonfi di storie, di paragoni, di parole. La solitudine, soprattutto quando si è giovani, gode di una cattiva stampa. È solo chi non piace agli altri, essere soli è una sconfitta. E per uno scrittore la solitudine è una libera scelta di vita, un piacere
un attrezzo del mestiere, un lusso necessario, la dieta obbligatoria degli atleti dello sguardo. Naturalmente non penso alla vita monastica. Scegli tu la frazione di solitudine che sei disposto a sopportare. Sarà il tuo tempo quotidiano di scrittura. Questo è un consiglio pratico, ma scrivere è una pratica, e penso che siano più utili i consigli pratici che quelli teorici. E datevi un tempo nella giornata, come un appuntamento con voi stessi, magari sempre quella mezz'ora o quell'ora, dipende da quanto ne avete a disposizione, e in quell'ora dedicata alla scrittura non vi preoccupate se non scrivete. State comunque in quella dimensione e state ascoltando. È una vocazione la scrittura? È una modalità di stare al mondo. Guardate la vita per raccontarla. E questo è evidente da subito, dagli appunti presi sui quadernini. Io credo che scrivere sia una vocazione. E lo so che è una parola complicata, scivolosa. Ma questo riguarda il quinto consiglio. La scrittura è un Dio esigente, non ti dà tregua, non concede vacanze né giustificazioni. Servire la scrittura vuol dire porsi instancabilmente, ossessivamente, dal punto di vista di chi osserva la vita, gli uomini, le donne, il mondo, e raccontare, anche se non se ne rende conto subito, gli pare sempre molto più interessante che vivere. Ma comunque quando tu guardi qualsiasi cosa, quando tu attraversi qualsiasi spazio, qualsiasi esperienza, se lo fai per raccontarlo, il tuo sguardo si potenzia infinitamente e riesci a vedere delle cose che se tu non avessi guardato per raccontare, non saresti riuscito a vedere. Non è una professione, o almeno non è soltanto una professione. E come professione comunque non mi sentirei di consigliarla a nessuno. È scarsamente remunerativa, ormai anche un po' volgare, demodé, e ti costringe a lavorare tutta la vita con i tuoi fantasmi, a non dimenticare mai niente, anche quello che preferiresti cancellare dalla tua memoria. Come tutte le vocazioni, è faticosa, ma promette un regno dei cieli. Il regno dei cieli di chi scrive non è il premio strega, è la gioia di scrivere, un piacere intenso e totalmente libero da condizionamenti gerarchici o sociali. È il piacere di dare esistenza a ciò che non è, un passatempo degno degli dei dell'Olimpo. È il piacere di vedere altre figure sotto la superficie dell'apparenza, un mondo dietro il mondo, vederlo e farlo vedere. Siamo arrivati al 7. Il piacere crescente che provi nello stare da solo a scrivere ti conferma sulla presenza della vocazione. Puoi goderti il suggerimento numero 7. Questo è veramente terra terra, però vi assicuro è fondamentale. Non far vedere troppo spesso a troppe persone quello che stai scrivendo. Mai in corso d'opera. Mostra solo prodotti finiti, anche brevi, ma finiti. Mostrali solo dopo esserti fatto tu un'idea del risultato. Non credere a quello che ti dicono. Non credere mai a quello che ti dicono persone legate a te da vincoli affettivi. Non credere a quello che ti dicono persone che come te si accingono ad apprendere l'arte di scrivere. C'è la competizione, c'è l'incompetenza, c'è l'amore, c'è il desiderio di gratificarti. Meno apertamente c'è quello di scoraggiarti. Non credere neanche all'esperto, allo scrittore affermato. Lo dico da scrittrice, diciamo così, nota, è molto più facile e meno impegnativo incoraggiare che scoraggiare. Quindi tutti vi incoraggeranno al buio. Scoraggiare vuol dire poi prendersi cura della ricaduta sull'ego di chi scrive, delle tue parole. Te ne devi prendere cura, devi accompagnare, devi aiutare. E lo fai soltanto per persone a cui sei molto legato, non lo fai per chiunque. Quindi
il poeta affermato, lo scrittore affermato che dice: ah sì, bellissimo, magnifico, fantastico, non credetegli. Mostra molto più volentieri la maschera che gli attira o gli conferma la simpatia di cui ha bisogno, perché oltre ad essere aspiranti scrittori siete lettori, e i lettori sono il foraggio degli scrittori, il nutrimento. Uno scrittore senza lettori è disperato. E quindi di chi vi dovete fidare? Non potete fidarvi del fidanzato, della mamma, della zia, neanche dello scrittore famoso. Fidatevi soltanto di voi stessi. Dovete imparare a giudicarvi. Non è facile. Ancora adesso, dopo appunto una trentina di romanzi, ad ogni nuovo inizio oscillo nel tragico pendolo autoesaltazione, autodenigrazione, senza vie di mezzo. Come uscirne? Prima di tutto tornando, come nel gioco dell'oca, alla casella numero 2, la leggerezza. Ti devi ficcare in testa che non sei un genio e non sei neanche un idiota. Una mattina ti senti un genio, 2 minuti dopo un idiota. Non sono vere né l'una cosa né l'altra. Pensate piuttosto a voi stessi come un artigiano, come artigiani, alle prese con il momento più difficile. Il momento più difficile nella vita di uno scultore, quando ha davanti un blocco di marmo, un blocco di pietra e deve sbozzarlo. Deve sbozzare dal nulla una forma. Sbozzare dal nulla una forma è il momento di massima ansia. Pensi di sbagliare, pensi che le storie sono n infinite e che tu non sai scegliere. La scrittura è tutta una questione di scelta, che cosa dire e che cosa no. Le storie sono n infinite, sceglierne una sembra sempre irragionevole, folle, casuale. Non è così. Bisogna imparare ad aspettare. Io penso che, anche se hai la sensazione di aver azzeccato la strada giusta, devi arrivare in fondo. Tienila segreta. E soprattutto impara a rileggere. È la fase meticolosa del lavoro. Devi controllare prima l'impressione generale, poi ogni capitolo, poi ogni capoverso, poi ogni parola. Metà del tempo di scrittura di un romanzo è editing. Bisogna imparare a togliere. Togliere compiacimenti, eccessi, belluri, artifici, ripetizioni, frasi che stanno lì perché sono belle frasi, ma non danno, non serve. La base che non serve, non serve. Quindi imparare a togliere vuol dire avere capito che cosa vuoi raccontare. E le bellurie, gli artifici, tutto l'inautentico che riesci a stanare, brucia. Allora, raggiunto questo stadio, devi farti 3 domande. Che cosa ho scritto? Perché l'ho scritto e mi piace? Potrebbe sembrare che io abbia un'idea solipsistica della scrittura. Stai da solo, non far leggere a nessuno, giudicati da te. Allora uno scrittore è un povero matto che non ha mai rapporti con l'esterno. Il rapporto con l'esterno è quando l'espressione si fa comunicazione, quando cioè nasce il libro. Per chi non è pubblicato può essere la libera circolazione finale dell'oggetto, che sia stato passato al pettine fino dell'analisi e delle correzioni. Fatti leggere a questo punto, ma senza chiedere un indizio, cerca di capire se funziona, cioè se emoziona, se provoca, se stimola, se intriga, se fa venire voglia di scrivere. Questa per me è la prova del 9. Quando leggo una pagina che mi fa venire voglia di scrivere, vuol dire che quella è una buona pagina. Comunque, io non credo a chi dice di voler scrivere senza voler pubblicare. È insito, è contenuto nella scelta della scrittura il desiderio di pubblicare, di essere pubblicati,
per, di essere condivisi da il maggior numero possibile di persone. Io non credo a chi dice di voler scrivere, ma di non voler pubblicare. È una paura che si traveste da nobiltà. È logico che se ami scrivere tu voglia essere letto. Comunicare fa parte della vocazione, non è una filiazione bastarda. Uno scrittore è un testimone della sua epoca, è un interprete della condizione umana, è un tramite fra il disordine del vivere e l'ordine infinito delle storie che la vita nasconde. Che senso avrebbe non far circolare le parole? In più, chi scrive quindi le parole va a cercare le parole durevoli della letteratura tra quelle effimere della comunicazione orale. Chi compie questo percorso si propone anche come custode della lingua italiana, che è sì un protoplasma in movimento, per cui le nuove parole io le accetto, è bene che entrino, anche se non amo molto gli anglicismi, va bene anche quello, la lingua è un corpo in movimento, però chi ama le parole tanto da andarle a cercare, cambiarle, pensarle, lucidarle, selezionarle, trovare sempre l'accoppiata migliore tra un nome e un aggettivo. Chi fa questo lavoro si candida a un ruolo molto importante, che è quello di custode della lingua, perché la lingua ha bisogno di non scadere alla lingua della comunicazione spiccia. Spesso è una lingua violenta, sempre è una lingua sciatta. Chi decide di passare la sua vita scrivendo è un custode della lingua, e questo è un ruolo molto importante. E arrivo al punto 10, che in qualche modo condividiamo: un seminario di scrittura. Avete mai notato che sulle scuole di scrittura ci si esprime sempre in termini fideistici? Io ci credo, io non ci credo. E che cos'è una setta? Per me un luogo anche come questo virtuale è innanzitutto un laboratorio. Un laboratorio e una palestra per l'esercizio dell'attenzione. L'attenzione e la curiosità sono le doti fondamentali per imparare a raccontare storie. Chekhov, grande narratore, consigliava di contrapporre all'abitudine, che genera sazietà, l'attenzione, che è il suo contrario, il suo rimedio e il suo riscatto. Se riesci a esercitare l'attenzione, nessuna giornata ti sembrerà totalmente priva di fascino o uguale ad un'altra. L'attenzione serve a identificare, a estrarre dalla massa omologata delle sensazioni, degli istanti, un attimo. È quasi un fermare il tempo. Fare attenzione al tempo che scorre ti consente di sentire il tempo, cioè di sentire il presente. Se no la vita è fatta di attese e ricordi. O guardi avanti o guardi indietro. Non riesci mai a identificare l'attimo. Ci riesci esercitando l'attenzione per scrivere, per raccontare, per evocare ciò che hai visto, ciò che hai inventato, ciò che hai immaginato. Io non so se sia possibile insegnare a scrivere. Quello che so per certo è che si può imparare a scrivere. Per me è molto difficile parlare della scrittura in termini così generali. Non so chi mi sta ascoltando. Non so se avete un rapporto con la scrittura, se lo desiderate, se non ve ne frega niente, se siete dei lettori, immagino di sì. Se siete dei riscrittori, dei rewriters, partiamo da lì. Partiamo da questo spazio che condividiamo, quello della riscrittura dell'immaginario collettivo. Imparare a scrivere è fondamentale per riscrivere. Perché devi selezionare la tua esperienza del mondo e stanare gli stereotipi. Una funzione nobile della letteratura è la caccia allo stereotipo. Gli stereotipi sono dei cortocircuiti, sono delle scorciatoie
che contengono delle false verità. Gli stereotipi sono molto pericolosi, molti di noi li subiscono, li subiamo a tutte le età, abbiamo un parco stereotipi diverso, ma tutti li subiamo, e gli stereotipi sono il contrario della letteratura. La letteratura è sempre fatta del primo sguardo e dello sguardo personale, sempre testimoniale, è sempre tessuta di esperienza, laddove gli stereotipi sono dei cortocircuiti di senso, di tipo in genere ideologico, non reale. Quindi è una funzione nobile questa, raccontare la vita e dare la caccia agli stereotipi, ne abbiamo già trovate due, la terza è essere custodi della lingua. Io presuppongo, perché non posso avere un dialogo con voi, quindi devo immaginare che abbiate un rapporto con la scrittura e desideriate migliorarlo. Allora vi vorrei dare anche 10 trucchi, trucchi facili per scrivere un buon racconto. A questo punto vi chiederei, lo volete? E voi mi rispondereste, sì, saltiamo questi due passaggi e vi darò questi 10 trucchi, una roba veramente da massaia, se ci sono delle donne all'ascolto ci saranno sicuramente, ovviamente la concretezza della casalinga felice. Primo, non esiste non so scrivere, se so parlare. Saper parlare è saper potenzialmente scrivere. La parola orale è volatile, quella scritta è destinata a durare. Ma parlare è come scrivere. Allora, il blocco che una volta si chiamava della pagina bianca e adesso è dello schermo vuoto, può essere facilmente superato parlando nel vostro iPhone, registrando quello che dite, cercate di parlare il più elegante possibile, come se voleste far colpo su qualcuno, parlate bene, parlate, registrate e dettate a voi stessi. Scrivete sotto dettatura della vostra voce registrata. Ovviamente scegliendo le parole, cercate di ridurre la distanza tra il parlare e lo scrivere, però se avete problemi di blocco, provate a fare questo gioco. Raccontate la vostra storia oralmente invece che per iscritto, poi la dettate, la scrivete e lavorate sulla scrittura, lavorate sulla pagina che voi stessi avete raccontato. Secondo trucco, sì, che vi piaccia o non vi piaccia, lasciatela sullo schermo lo stesso. Terzo, non bisogna aver paura dell'incipit. Sapete, la prima frase è la più difficile da scrivere, soprattutto di un romanzo, ma anche di un racconto. E allora come si fa per eliminare questa paura? Dite a voi stessi che non è scolpita nella pietra. Quasi sempre, per non dire sempre, a racconto o romanzo ultimato, l'incipit si cambia, niente è definitivo, quindi non fatevi paralizzare. Quarto, che carte bisogna avere in mano per incominciare a giocare, cioè a raccontare? Un paio di personaggi, non allargatevi troppo, soprattutto all'inizio, un abbozzo del loro percorso, un'idea di storia. Un racconto è un racconto soltanto se i personaggi tra la prima frase e l'ultima cambiano. Deve esserci un arco di trasformazione in cui la storia vede trasformarsi i protagonisti. Altrimenti è un bozzetto, una descrizione, uno sketch. Se deve essere un racconto, i personaggi sono alla fine diversi da come erano all'inizio. Quinto, con che materiale costruire i personaggi? Il materiale è sempre quello della vostra vita, anche se raccontate vite
e storie lontanissime da voi, o quello delle vite che avete osservato direttamente, esseri umani o indirettamente, personaggi dei libri degli altri. Potete come supporto preparare per ogni personaggio una scheda. Nella scheda elencherete le caratteristiche fondamentali, ma soprattutto quelle secondarie. Un personaggio è evocato sempre da un dettaglio. Un racconto non è una fotografia. Sforzatevi, dopo aver costruito il personaggio, di provare compassione per lui o per lei. Siate empatici. Li avete resi fallibili, perdonateli. Nessuno è perfettamente buono e nessuno è totalmente cattivo nella buona letteratura. Siamo dei composti mutevoli e c'è dentro di noi dentro di noi c'è tutto. E arriviamo al punto 6. Uno scrittore è un pescatore di modelli. C'è tutto dentro di noi. L'uomo, la donna, il bambino, il giovane, il vecchio, la vecchia, il bello, il brutto, l'infelice, l'allegro, il coraggioso, il pusillanime, l'avventuroso, l'abitudinario. Dentro di noi troviamo tutto. Allora dobbiamo imparare a riconoscere dentro di noi sentimenti e situazioni e tipologie umane, in modo da guardare fuori e poi andare a cercare dentro di noi il modello di quello che abbiamo visto. In questo modo i personaggi saranno umani, faranno pensare a delle persone e non a degli qualcosa che avete visto in televisione, al cinema, ma piuttosto a vostro cugino, vostro cognato, il vicino di casa, la badante della nonna. Vi verranno in mente delle persone. L'ottavo punto è veramente trasgressivo e io vi consiglio, imparate a copiare. Se amate uno scrittore, immagino di sì, o una scrittrice in modo particolare, leggetelo, rileggetelo, riempitevi delle sue parole, copiatelo. Copiare è una fase necessaria, assolutamente necessaria. Scrivete un racconto come Proust, ne scrivete uno come Chandler, ne scrivete uno come Virginia Woolf, dipende dai vostri gusti, da chi amate di più. Provate a imitare, è come un esercizio. E se leggete 2 o 3 pagine di uno scrittore o di una scrittrice che amate, e poi mettetevi, chiudete gli occhi un attimo e poi mettetevi a scrivere, vi sarete riempite della musica di quella pagina e tenderete a riprodurla. E non dovete considerarlo una cosa criminale o da somari, come a scuola che se copiavi ti mettevano nell'angolo. È una fase necessaria. È una fase simbiotica con quelli che ti hanno fatto venire voglia di scrivere, perché assumo che nessun aspirante scrittore non sia un vorace lettore, innanzitutto. E quindi come i voraci lettori avrà delle passioni, avrà dei desideri, avrà quell'unico libro che ha riletto 20 volte e che gli dà gioia ogni volta che lo rilegge. Ecco, prendete quello, leggetelo. Rileggetelo, leggetene 5 pagine a caso e lasciatevi invadere dal desiderio di scrivere così. Poi la troverete la vostra voce e la vostra gerarchia interiore e la vostra capacità di scegliere tra che cosa raccontare e che cosa no. Però intanto avrete come scaldato il motore, vi sarete riempiti di queste parole suggestive, di queste parole scelte con accuratezza da grandi scrittori. Il consiglio numero 9 è: non abbiate paura dei dialoghi. Io trovo che i dialoghi mettono spesso in grande difficoltà chi inizia a scrivere. Innanzitutto per la fissazione del sinonimo. Il sinonimo del verbo dire. Ecco, i sinonimi del verbo dire sono problemi da scuola dell'obbligo. Quando scrivete va benissimo disse, disse, disse. Accidenti, disse la marchesa. Oggi piove, disse suo marito. Disse, disse, disse. Evitiamo
esclamò, soggiunse, commentò, interloquì. E la ripetizione in quel caso è ammessa e in più dà ritmo. Il ritmo che percorre la pagina è una questione personalissima, ciascuno ha il suo. Vi consiglio, per provarlo, di leggere ogni tanto le vostre cose ad alta voce. Anche da soli, meglio da soli, se no si rientra nella difficoltà del giudizio. Molte volte le ripetizioni danno ritmo. Quando le ripetizioni danno ritmo sono necessarie, non fatele cancellare. Ogni tanto qualche editor di casa editrice lo fa e viene sbranato dallo scrittore che sta editando. E arriviamo al punto numero 10. Non abbiate paura di avere vite o di aver avuto vite troppo poco interessanti per poter scrivere un romanzo. Io incontro spesso persone, quando vado a presentare i miei libri, che mi dicono: ah, se vuole gliela racconto la mia vita, è un romanzo. Dovrei proprio scrivere un romanzo perché mi è successo questo, questo, sono vissuto qui in Iran, in Cina, ho partecipato a 6 guerre civili. Ecco, no. Tutte le vite sono interessanti alla scrittura, perché scrivere è andare in profondità, non in estensione. La scrittura è sempre, l'importante è come racconti, non quello che racconti. E come racconti, puoi raccontare qualsiasi cosa, non hai avuto una vita né troppo corta né troppo banale, tutte le vite sono soggette a un termine, basterebbe questo a illuminarle con la luce della metafisica. Se hai vissuto il tuo piccolo, il tuo poco con attenzione, la giusta quota di sofferenza, la sofferenza è un grande fertilizzante della scrittura, sei in grado di inventarti qualsiasi mondo, qualunque avventura. Non esistono storie belle, storie brutte, storie importanti e storie marginali. Una storia può essere soltanto ben raccontata o mal raccontata. E nella vita, come nella letteratura, non si butta via niente. Mi piacerebbe molto intrattenervi sul rapporto che c'è tra la sofferenza e la scrittura. Virginia Woolf diceva che ogni ispirazione in realtà corrisponde a un urto della vita. È la capacità di essere urtati che fa di noi degli scrittori o delle scrittrici. È come non avere la pelle. Capisci continuamente tutti i sottotesti e tutto ti offende, tutto ti urta, tutto ti ferisce, e l'unico modo che hai per sopravvivere a questa vita di ipersensibile è scrivere. Quindi ogni dietro ogni desiderio di scrittura c'è il desiderio di nominare il male e in questo modo cauterizzarlo, disinfettarlo, guarirlo, condividerlo, guarirlo anche nella condivisione. E sicuramente c'è un modello per me, anche per quello che riguarda le, con tutte le virgolette del caso, scuole di scrittura. Il mio modello è Flannery O'Connor. Immagino che la conosciate, adesso se vi avessi davanti capirei dai vostri sguardi se conoscete Flannery O'Connor, e quindi vi sto rifilando qualcosa che sapete già o se non la conoscete. Io ho usato molto i suoi scritti per insegnare la differenza che intercorre tra un racconto, un romanzo, un soggetto. Un soggetto per il cinema, per la televisione, per l'audiovisivo. Flannery O'Connor, lo dico non sapendo se la conoscete o no, è una scrittrice statunitense della Georgia, nata nel 1925, morta giovanissima nel 1964. E voglio farvelo dire da lei che cos'è una storia, perché penso che questo comunque possa essere utile, appunto a scrivere storie. Lei dice: chiamerò storia
un testo narrativo di qualsiasi lunghezza, si tratti di un romanzo o di opera più breve. Anzi, la chiamerò storia ogni qualvolta personaggi ed avvenimenti particolari si influenzino a vicenda, formando una narrazione con un suo significato. A parer mio, dice Flannery O'Connor, quasi tutti sanno che cos'è una storia finché non si siedono a scriverne una. Ed ecco che si ritrovano a scrivere un bozzetto intrecciato a un saggio, o un saggio intrecciato a un bozzetto, o un editoriale con un personaggio, o un'anamnesi con una morale, o un qualche altro ibrido. Quando si rendono conto che non sanno scrivere storie, decidono che il rimedio sta nell'imparare quella che definiscono tecnica del racconto o tecnica del romanzo. Molti concepiscono la tecnica come qualcosa di rigido, una formula da imporre sul materiale, ma nelle storie migliori è qualcosa di organico, qualcosa che si sviluppa dal materiale e quindi è diversa per ogni storia di valore mai scritta. Era abbastanza scoraggiante lei, però lucidissima. È morta a 39 anni, è stata malata quasi tutta la vita e non si è mai mossa da casa sua e quindi è un esempio straordinario, avendo scritto due romanzi magistrali e secondo me i più bei racconti del Novecento. È la dimostrazione del fatto che puoi non muoverti mai da casa tua ed essere un grande narratore, una grande narratrice. Vorrei leggere ancora questa acuminata considerazione sulla scrittura. La caratteristica della narrativa, che ritengo minimo comune denominatore di tutte le storie, è il fatto che siano concrete. La natura della narrativa è in gran parte determinata dalla natura del nostro apparato percettivo. La conoscenza umana ha inizio attraverso i sensi. Lo scrittore di narrativa inizia laddove inizia la percezione umana. Agisce sui sensi. E sui sensi non si può agire con delle astrazioni. Occorre descrivere e quindi ricreare un oggetto che noi abbiamo visto o immaginato e che il lettore non vede, non ha immaginato. Il mondo dello scrittore è colmo di materia, di materia. Il principiante, invece, è interessato a idee e emozioni. Vuole scrivere perché è ossessionato non da una storia, ma dal nudo scheletro di qualche concetto astratto. Pensa in termini di problemi o temi, non di persone, di sociologia o filosofia, non dell'ordito dell'esistenza, di quei particolari di vita concreti che danno realtà al mistero della nostra posizione sulla Terra. Io trovo molto illuminanti queste parole, anche se non sono esattamente una principiante. Ma le rileggo spesso e cerco di attenermi a questa materialità della scrittura. Chi deve provare emozioni è chi legge, non chi scrive. E immagino che voi vogliate misurarvi con la scrittura di un racconto e vi rifilo un altro paio di consigli di cucina. Se volete scrivere un racconto, partite piuttosto dal vostro diario quotidiano. Meglio quello perché conterrà sicuramente o probabilmente il gusto ambiguo di una torta bruciata sul fondo, un mal di testa, la delusione per un incontro che avrebbe potuto portarti in paradiso e invece ti ha lasciata sulla terra. Lui si è presentato con un giubbetto di pile d'un grigio chimico fasullo, aveva le braccia un po' corte e si tormentava con le dita alla punta del naso. Partite dal concreto, dal vero, dal conosciuto. Sarà più facile e sarà anche più intenso. Imparate a disegnare prima di mescolare i lineamenti o i volumi come il Picasso cubista. E imparare a disegnare vuol dire partite dal piccolo, dal vicino. La narrativa è un'arte incarnatoria. I materiali della narrativa sono i più umili. Flannery O'Connor, sempre lei, diceva: la narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere. Dunque, se disdegnate di impolverarvi, non dovreste tentare di scrivere storie.
Dunque, prima di sedervi a scrivere, usate i sensi. Almeno 3 tocchi dei sensi attivi sono necessari per rendere reale un oggetto. I sensi, si sa, sono 5: udito, vista, tatto, olfatto e gusto. Il cuoco deve manipolare sapori, il senso di cui è servitore è il gusto, il musicista deve ordinare suoni, servitore dell'udito, il pittore si organizza coi colori, deve sedurre la vista, lo scrittore manipola solo le parole scritte, scritte per essere lette. E le parole scritte sono dei segnetti neri su una pagina, su un foglio bianco, su uno schermo. Eppure lo scrittore, per compiere il suo personale miracolo, deve usarli tutti e 5 i sensi, perché deve evocare un mondo visibile, annusabile, gustabile, parole e suoni ascoltabili. Tutto è nascosto in quegli scarabocchi, in quei segni che di per sé non dicono nulla. Evocare è la parola chiave del linguaggio artistico e l'etimologia ci aiuta a capire di che cosa si tratta. La parola è composta da ex, fuori, e da vocare, chiamare. E quindi è un trarre, un attirare fuori, un richiamare. Lo scrittore traduce in un linguaggio compreso da molti quanto è possibile portar fuori dalla fantasia. Ricostruisce artificiosamente, usando le parole, un universo che ha regole e logiche differenti rispetto a ciò che succede nella realtà. È come se raccontasse con tutte le sue suggestioni segrete ed endemiche, vaghezze, un sogno. È come se raccontasse sempre un sogno. Sapete che è noiosissimo ascoltare qualcuno che ti racconta un sogno che non è tuo, che non hai sognato, che non corrisponde alle regole della realtà ma a quelle dell'inconscio. Ecco, voi dovete raccontare dei sogni che un numero infinito di persone ha voglia di ascoltare. Ci sono dei racconti che possono essere visti e questi possono diventare dei soggetti per il cinema. Un soggetto si differenzia da un racconto perché è un semielaborato, finché non diventa un soggetto, una sceneggiatura, finché non diventano un film, non sono, non esistono, mentre il racconto e il romanzo hanno sempre la loro legittimità, sono opere concluse in sé, tu le scrivi e vengono lette. Lo scrittore e il lettore sono come una copia in blind date, una specie di appuntamento al buio, perché si è soli quando si scrive, si è soli quando si legge, e il binomio composto da una persona che scrive e una persona che legge è come una copia. Se tu vendi 100.000 copie del tuo romanzo, ci sono 100.000 immaginari diversi, 100.000 sguardi diversi che si misurano con la storia che tu stai raccontando. Mentre invece ci sono dei racconti che sono molto analisi interiori e quindi non sono adatti a essere raccontati per il cinema. Io qui faccio degli esempi che vi risparmierò perché purtroppo non abbiamo tanto tempo. C'è sì, ci sono degli esempi di racconti buoni per il cinema e di racconti esclusivamente letterari. Nella sostanza un racconto e un soggetto non si differenziano, ciò che li differenzia è la forma. In un vecchio manuale di sceneggiatura del 1943, che io ho usato moltissimo perché proprio mi piace questa concretezza, da questa definizione di soggetto. Un soggetto è una storia adatta ad essere sviluppata per immagini. E fa un esempio. C'è un racconto di Ring Lardner, un scrittore di serie B, che si intitola La vedova. È nello stesso tempo un racconto magistrale e totalmente inadatto al cinema. Si chiama La vedova ed è il resoconto di tutta l'ipocrisia che ruota attorno alla morte di un uomo. Conta
la discrepanza tra ciò che viene detto nel funerale, nel banchetto dopo il funerale, ciò che viene pensato, il mancato amore, la falsità delle lacrime, l'egoismo che la morte degli altri scatena nella mente dei sopravvissuti, il meglio lui che me. Al cinema sarebbe un racconto impossibile, ci sarebbe la cerimonia funebre, magari seguita da un pranzo a casa della vedova, la partenza dei parenti, la marcia indietro dell'ammiratore della vedova che la corteggiava finché c'era il marito e sparisce quando il marito non c'è più. Ecco, questo è un racconto impossibile per il cinema perché è basato sul monologo interiore, sul pensiero dei personaggi, sulla relazione tra personaggi espressa dal loro pensiero. È un bellissimo racconto letterario, non potrebbe essere un soggetto cinematografico. Un racconto adatto al cinema invece è A letto col nemico, forse l'avete letto o avete visto il film, una giovane donna è costretta giorno dopo giorno a sopportare la brutalità di un marito violento e sadico. L'uomo la ama, ma non sa esprimere il suo amore che con il sadismo. Per esempio la donna ha paura del mare, lui la porta continuamente in barca a vela divertendosi a farla spaventare. La donna, di nascosto, incomincia ad andare a lezioni di nuoto. Tutti i giorni passa ore in piscina, nuota, 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 diventa una nuotatrice provetta. Quando il marito la riporta in barca, lei finge lo stesso panico di sempre, invece si butta in acqua e non riemerge. Nuota sott'acqua, nuota, 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 fino a un altro punto della costa, dove riesce, stanca ma sana, a atterrare e fa perdere le sue tracce e ricomincia un'altra vita. Questo è un perfetto racconto per il cinema perché è tutto narrabile per immagini. In realtà basterebbe rileggersi proprio la morfologia della fiaba, costituisce in realtà l'ossatura di qualsiasi racconto. Ma veramente vogliamo continuare a scrivere in un paese dove la gente non legge, in un paese sempre più ossessionato dalla rapidità, dalla contemporaneità di azioni diverse, ha ancora senso continuare a corteggiare romanzi, sognare racconti, desiderare questa forma un po' obsoleta di rapporto con l'esistenza, che è il cercare continuamente le parole per dirlo, le parole per raccontarlo? Io certe volte me lo chiedo, non avendo fatto altro per tutta la vita, non avendo fatto altro che leggere, scrivere, scrivere, leggere, leggere, scrivere. Mi chiedo se abbia ancora senso. E se abbia senso che proprio in uno spazio come questo io cerchi di iniziare altre persone al viaggio della scrittura, che è un viaggio infinito, che non ti dà tregua mai e che tendi sperabilmente a portare avanti finché non ti arriva un coccolone, diciamo, finché ti regge la pompa. Me lo chiedo, mi chiedo, ma ha senso? Ma non stiamo parlando di qualche cosa che è già finito? Ecco, io mi rivolgo alla vostra anima di riscrittori per riscrivere. Bisogna saper scrivere, perché devi coinvolgere, devi appassionare, devi motivare. E quindi devi saperle usare le parole, devi saperle usare, devi amarle anche e devi sopportare lo scacco continuo dei tuoi limiti. Io trovo entusiasmante l'idea di voler riscrivere l'immaginario collettivo. Personalmente sogno una società senza barriere anagrafiche.
sogno una libertà mentale che consenta di non obbligare ad aggettivi stereotipati l'età della vita, dove gli adolescenti sono fatui e irresponsabili, i giovani sono precari e disoccupati, i maturi sono gaudenti e giovani formi, e i vecchi sono da scaricare, da buttare in qualche discarica, oppure sono peggio ancora la generazione dei baby boomers che non si tolgono mai dai piedi, lasciando spazio ad altre più vigorose intelligenze. Ecco, io penso che il lavoro di riscrittori attraverso la letteratura sia proprio questo: liberare dai preconcetti, guardare il mondo, guardare la vita, guardare l'età, guardare il tempo che scorre con gli occhi attenti e innocenti di un bambino appena nato, diciamo da 0 a 3 anni. Riimparare a non dare niente per scontato, a non accettare ciò che viene ripetuto come un mantra, perché diventa vero solo attraverso le ripetizioni, e non dobbiamo essere complici di queste ripetizioni. Dobbiamo esercitare uno sguardo pulito, e più passa il tempo più è difficile. Ma non parlo delle persone anziane. Basta già essere avanti con la scuola dell'obbligo. Io mi ricordo di avere fatto da giurato a un concorso di poesie tra bambini, dove quelle delle prime classi delle elementari, la prima e la seconda, erano sorprendenti. Nelle altre tre classi delle elementari, carine. Dalle medie, insulse, alle scuole superiori erano finto poetico, una cosa terrificante. Allora ho pensato, guarda la scuola già come ci lavora contro. E quindi mantenere la pulizia dello sguardo, l'attenzione sul mondo e la meraviglia, riuscire a mantenere la meraviglia nonostante la ripetizione, è qualcosa che viene molto più facile quando stai scrivendo che non quando stai semplicemente vivendo come tutti. Scrivere aiuta a sentirti vivere con un'intensità che altrimenti è difficile da raggiungere. Ecco, io ho riversato su di voi in grande disordine un po' di materiale che mi frulla nella testa o che mi frullava, e grazie. Se vi avessi davanti sicuramente sarei stata più precisa, perché non riesco a immaginare con quale domanda siete arrivati a questo incontro. Lidia, purtroppo effettivamente diciamo l'unica privilegiata sono io, perché io all'inizio del corso stamattina li ho interrogati, cosa che evidentemente nessuno può fare ogni ora. E anzi ti ringrazio tantissimo, perché è veramente difficile parlare non solo davanti a uno schermo, ma appunto senza sapere niente di chi ti ascolta. Quello che posso assicurarti è che sono qui tutti motivatissimi e motivatissime, e anzi tieni conto che non hanno avuto pause dalle 9, quindi il grado di attenzione è straordinario, come non potrebbe essere altrimenti con te. Senti, io smetto di adularti, perché sennò diventa veramente imbarazzante ogni volta che colgo queste occasioni pubbliche, perché ce ne sono poche più intime. E allora ti lascio, ti ringrazio tantissimo anche del sacrificio che hai fatto trovandoti appunto in questo festival, non a casa tua, insomma in una situazione così... Collegamento a Retto, fortunosamente, perché in albergo era impossibile. Tutto questo lo stiamo registrando, quindi non è perduto, e io sono sempre stordita dall'uso che fai della lingua, straordinario. E vedo che quindi buon festival, buona giornata, poi ci sentiamo per messaggio, ti scrivo. Buon lavoro a tutti. E,